Solo 1-0, abbiamo avuto qualche occasione, riuscivamo a mantenere palla, a fare un possesso palla, perciò penso che sicuramente con l'espulsione, giocare con uno in meno in questo ambiente è veramente difficile. Senti, a questo punto per la salvezza si mette nemmeno male, è dura, voi comunque la settimana avete la possibilità forse di accorciare un po'. La possibilità c'è perché matematicamente ci siamo ancora, c'è da sperare, c'è soprattutto da guardare le nostre partite dove dobbiamo migliorare e affrontare queste ultime partite come l'ultima battaglia, tutti e tre, e cercare di raccogliere più punti possibili di qua alla fine. Prima parlavamo dell'esplosione, a parte questo, cosa non ha funzionato oggi? Penso che fino, come ho detto prima, fino all'espulsione stavamo facendo la nostra partita. Abbiamo preso un gol di contropiede, però nella partita nostra stavamo facendo. Perciò se eravamo 11 contro 11, non dico che vincevamo, pareggiavamo, magari potevamo perdere uguale, però ce la giocava in un altro modo. Palermo, Genoa, Torino, su chi bisogna fare corsa per cercare la salvezza? Dipende dalla prossima partita, se non mi sbaglio c'è Genova, Torino. Chi vince lì, magari se vince Genova, c'è da fare su Torino, però innanzitutto di pensare a fare corsa a qualcun altro dobbiamo fare i punti, perché sennò anche se perdono loro il calendario va a nostro favore e non vinciamo, non va bene.